Adriana, l'hai preparata quella camera per la signora Berletti che dovrebbe arrivare qua con suo figlio? Quella camera a letti separati? E come? E poi se suo figlio volesse venire a letto con me? Adriana, guarda di lavorare. Va bene. E poi tra l'altro penso che suo figlio sia anche abbastanza giovane per te, Cristiano, lo conosci il Teatro del Pepe? eh? Come no? Quelli degli Spogliarelli. Appunto. Hanno prenotato per domani una camera per una loro artista. Scusate se mi intrometto, allora volete dire che da domani sera qui da noi alloggerà una di quelle ragazze che lavorano al Teatro del Pepe? Sì, ma viene a dormire, appunto. Non vi fate strane idee, voi maschietti. Ci mancherebbe altro. Comunque, probabilmente bisognerà accompagnarla, no? Ora, guarda caso, domani ho proprio da fare una commissione da quelle parti. No, Cristian, gli ospiti sono andato sempre io a prenderli, quindi andrò a prendere anch'io questa ragazza, no? Finitela, perché tanto l'accompagnano loro? È permesso? C'è nessuno? Buonasera. Buonasera, ho prenotato una camera. Sono Matilde Berletti. Oh, l'aspettavamo, Ora chiamo subito il mio bambino, eh. Marchino, vieni bello, Ah, Marchino. mio figlio, mamma mia. Eccolo. Sono un bambino, Presentati al signore, no? Piacere, Marchino. Vabbè, venite, l'accompagno a camera, Sì, venga. Venga, grazie. prenda la valigia, venga. Vieni, bellino, Sì, vieni. mamma, vengo, Buonasera, buon vengo. Ciao, appetito. ciao, ciao. Signora Berletti, ecco la sua colazione. Gliel'ho portata io direttamente, perché della Grazie. cameriera non mi fido. Mi scusi una confidenza, Sì, signora mi dica. Berletti, ma suo figlio non è un attimino troppo cresciuto per giocare con le rane? Non si faccia sentire dal bambino. Una settimana fa ha battuto la testa e da allora crede di avere 5 anni. Il dottore ha detto che è in una fase mentale pericolosissima. Bisogna assecondarlo in tutto e per tutto. Si figuri, mi è toccato riscriverlo alla prima elementare. E che fa? Lo rimanda a scuola? Certo, il guaio sono le misure. L'altro giorno mi è tornato a casa, incastrato nel banco e con la bidella a seguito. Senti che storie. A proposito, non c'è mica un servizio di babysitter qui? Ma guardi, un servizio vero e proprio, no. Diciamo che quando serve la babysitter la fa la nostra cameriera. Ah, perché io avrei delle commissioni urgenti da sbrigare e non so chi lasciare il bambino, capito? Però mi raccomando, vi dovete comportare come se avesse 5 anni, Non ok? si preoccupi, guardi, tanto la nostra cameriera spesso fa discorsi come uno di 10, per cui. Poi il bambino è buono, eh? Se lì per lì si annoia, lui ha i suoi giornalini. Basta leggergli una di queste storie e lui si calma subito. Signora Berletti, sarà fatto! Grazie, eh? Buongiorno, Buongiorno, arrivederci. buongiorno. Buongiorno signori, qual buon vento la porta da queste parti? Più che vento, il mare. Sono appena sbarcata da una nave da crociera dove mi sono esibita ogni sera con il vento in poppa. Io il vento non lo vedo, però la poppa si vede benissimo. E stasera mi esibisco al Teatro del Pepe e l'organizzazione mi ha prenotato una camera qui. E lei è il titolare? Sì, sono io, qua faccio tutto io, ora sono vestito da giardiniere, ma venga, venga che l'accompagno in camera. E se solo sapessi qual è. Buongiorno. Buongiorno. Mi immagino che lei sia l'ospite mandata dal teatro. Mi scusi, ma sono appena tornata dal supermercato. Comunque Giordano può accompagnarla nella sua camera. Vai, Giordano, accompagna la signorina nella stanza numero 2 e poi non appena arriva Cristiano, lo mando a farle firmare la schedina d'ingresso. Subito. Venga, venga, signorina. Vanessa, ma lei non ha detto di essere il titolare? Mi sembra che la signorina le stesse dando degli ordini. No, quella è la cuoca, visto che aveva le buste della spesa in mano. Qui fanno tutti i titolari, i direttori. Intanto io li lascio lavorare, glielo lascio credere e siamo tutti contenti. Venga, venga, che le faccio vedere la camera, come si apre la doccia. Venga, venga. Ma si figuri, la ringrazio. Ma è
tutto sporco. No, no, faccio da sola. Tanto lo so come si apre una doccia. Signorina, ma io mi voglio prendere cura di lei. Giordano, meglio di no. Ma cosa stai facendo? Ho accompagnato la signorina in camera, me l'ha detto Lidia. Sì, va bene, ma c'è da fare la schedina d'ingresso. Cioè. Beh, lei si è esibita tutte le sere col vento in poppa e ora ha bisogno di riposo. Va bene, ho capito, si fa dopo la schedina. Però c'è da posare la siepe. Vai, vai a posare la siepe, vai. Allora, Marchino, questi sono i supereroi. Ti faccio una domanda. Ma Superman dove vive? In America. Bravo. Peccato che non vivi in Italia, però. Ma io lo so perché non vive in Italia. E perché? Perché non c'è più una cabina telefonica intera dove potersi cambiare. Allora, Adriana, come va con Marchino? Ma di questi giornaletti non ci capisce niente. Non è meglio se gli faccio leggere Novella 4000? Ma no, ma sono questi i giornalini per lui, no? Quelli dei supereroi. E poi non ci dimentichiamo che Marchino ha 5 anni. Vero Marchino? Quanti anni hai te? 5. 5, vedi? Voglio dire. Dai Marchino, allora, giochiamo a palla, eh? Sì, 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 a palla, dai. Ma sua madre quando torna? Io mi sono rotta qua, eh? Dai, su Adriana, resisti un altro po', fra poco torna, a fare delle commissioni, ok? Dai, ciao, vado via, ciao, ciao, ciao Marchino. Giordano, ma cosa stai facendo? Stavo dando un'occhiata a questi fiori. Questi fiori sono finti? Che c'entra, pure la mia ex era finta, però ogni tanto qualche colpo glielo davo lo stesso. Ma per piacere, con queste sciocchezze, non è che per caso ti stai aggirando qui per rivedere la spogliarellista della 2, eh? No, io! Oh. No, io l'ho accompagnata in camera e gli ho detto che se ha qualche problema si può rivolgere al titolare. E cioè te. Ecco, appunto. O vai a posare la siepe, va, che c'è da posare la siepe. Guarda, matti. I fiori finti, eh? Dai Marchino, prendila di testa, voli in aria come fa l'uomo ragno, sì. Eh? Bravo Marchino! Sì, adesso ancora. Però faccio un lancio più lungo, vediamo se ce la fai, eh? Dai! Oppala! Oh. Oddio Marchino, ti sei fatto male? Ma che non si riprende? Oddio! Meglio chiamare qualcuno, va? Successo? Dove sono? Ma chi è questa rana? Marchino, grazie a Dio ti sei ripreso. Ha sbattuto la testa e temevo il peggio, eh? Tutto a posto, Marchino? Dai, Marchino, dimmi che è tutto bene. Ricordiamoci che credi di avere 5 anni. È importante. Ma sì, il mio bambinone di 5 anni. Dai Marchino, dimmi di tutti i supereroi che ti piacciono tanto. Superman, l'uomo ragno, Batman, Wonder Woman. Aiuto! Aiuto! Che succede? Mi dica! La veniamo a liberare noi! Non si preoccupi! Vado a prendere la chiave di servizio per entrare in camera. Veloce. Che succede? Ho sentito delle urla. E la tipa lì, la spogliarellista, è rimasta bloccata dentro la doccia. Comunque Lidia è andata a prendere le chiavi di servizio per liberarla. E io sono pronto. Cosa vuol dire io sono pronto? Io la libero, io sono il titolare e io la libero, ecco. Cosa fai te? Tu non vai da nessuna parte. Se vuoi vederla nuda, dovrai passare prima sul mio corpo. Ma cara, ma cosa dici? Non lo faccio mica per vedere la signorina nuda, lo faccio per senso del dovere. Io qua sono il capitano della nave e se la nave affonda, affondo con lei. Certo. E perché quando è rimasto chiuso il muratore l'ha lasciato mezz'ora nella doccia prima dell'arrivo dei pompieri? Ma cosa vuol dire? Lo feci per lui, no? Era un muratore, era sporco, almeno si lavava. No, Cristian, tua moglie ha ragione. Tu sei sposato e non puoi andare. Io che sono single mi sacrifico. E invece no, se non vado io non tu va neanche te. E allora vado io? No. No. E perché no? Perché tu sei una donna e la cabina doccia è troppo dura per te. Questo è vero. Oh, ma che succede qua?
Dall'altra stanza si sentono delle urli incredibili. C'è la signorina bloccata nella doccia. Questi due che sanno litigare per chi può andare a salvarla. Io sono una donna e non ce la faccio. Ci vorrebbe un bell'uomo forte, ma che una volta entrato nella doccia non salti addosso alla signorina. Ma scusate, la questione è già risolta. Mandiamo Marchino. È grande e grosso, ma in fondo ha solo 5 anni, no? E certo, uno che gioca con una rana sicuramente non salta addosso alla signorina, vero? Brava Adriana, per una volta hai avuto una buona idea. E via Marchino, prendi la chiave di servizio, entra nella camera e fai uscire la signorina. La chiave? Mm-hmm. La chiave? La chiavo. Vada via! Ma che mi avete mandato? Ho chiesto di essere liberata dalla doccia, non a salita! Ma come a salita? Ma lei è matta! Il mio Marchino ha soltanto 5 anni! Io avevo chiesto una babysitter e non una donna nuda! 5 anni lui? Sì! Ma mi prendete in giro? E lei non è forse titolare? Faccia qualcosa! Il titolare lui? Il titolare sono io! Vieni qua, sai, che ora ti prendo tutti gli spazi per titolare!